L'Adieto cinese è una commedia che è stata scritta da De Benedetti nel 1947. Intorno ad un mobile di poco valore che due signori vogliono acquistare ruotano le gelosie, i sospetti e gli inconfessati innamoramenti delle loro mogli. Il teatro di Aldo De Benedetti aveva dimostrato una inconsueta funzionalità scenica. Le complicazioni e il cosiddetto triangolo offrirono all'autore l'opportunità per dire anche delle piccole verità sull'Italia di quegli anni. Pronto? Casa d'arte Marcellesi. C'è il signor Marcellesi? Come non c'è? Ma a che ora arriva in negozio di solito? Va bene, sono le 10, ancora non è arrivato. Con chi parlo, scusi? Senta, sa dirmi se quell'armadietto comprato ieri all'asta del Conte Marini è stato mandato? Oh, ma come non sa niente? Ieri il signor Marcellesi ha messo all'asta tutto l'arredamento della casa del Conte Marini. Giulio Marini, sì? Sì, quello che è scappato, sì. Bene, c'era anche un armadietto cinese. Martedì, ieri. Ma no, ieri era martedì. Sì, e l'armadietto non è ancora arrivato a casa mia. Ha capito, non è ancora... Certo che l'ho comprato io. No, cioè no, voglio dire, l'ha comprato mio marito, l'ingegnere Alberto Pieri. Insomma, lei non sa niente. E quando torna il signor Marcellesi? Ah, ma lei non sa proprio niente. Trovare nel pomeriggio alle 4? Ma scusi, non si potrebbe. Va bene, grazie. Proverò. Buongiorno.
Francesca? È arrivato? No. È strano. Come? Che ore sono? Già le 11. Vuoi dire che... Cosa? Chi? Io? No. È perché dovrei avere mal di denti. Ah, no. Ho una maschera. Francesca, una maschera di bellezza. Senti, non mi interrompere continuamente, per piacere. No, volevo dire, sei sicura che le lettere siano proprio lì, in quel maledetto armadietto? Prima di scappare? Ah, beh. Ma hai parlato proprio con Giulio Marini personalmente? Ah, ti ha fatto avvertire. Che carino. Un vero gentiluomo. Sì, sì, sì. Però anche fortunato, eh. Come, perché? Ma lo sai che c'era già un mandato d'arresto? Sì, d'arresto. Non fa ridere, perché c'è Francesca? Povero ragazzo, ma dai. Non ti dimenticare che il povero ragazzo ha truffato un sacco di gente e ha falsificato delle cambiali. Eh già, sì sì. Ah beh, guarda, questa hai ragione, eh? Eh sì. Doveva pur trovare il modo di procurarsi del denaro, eh sì. Oddio. Ma come vuoi fare, Francesca? Aspetta. Arriverà, Di tu piuttosto hai telefonato a Marcellesi? Non sanno niente, ma questa è bella. No, non ti abbandono, stai tranquilla, Franceschina, sì? No, no, faccio un conto io, sì. Va bene. No, subito, subito, adesso appena finito. Ah, oh, Francesco, come sei drammatica, su! Va bene, sì, ciao, ciao, amore, ciao, ciao, ciao. Irma! Eccomi, signora. Telefono, cara. Pronto, Cesare? Eh sì, vorrei parlare con la signora. Francesca, ciao. Sì, sono io. Ti sei spaventata? No, mi sembravi strano. Ah, stai bene. Senti, Francesca, non posso venire a colazione. Sì, una riunione per un affare urgente, sì, quello di Ginevra. Di Svizzeri, sì. Mi dispiace. Semmai usciamo stasera. Anzi, usciamo senz'altro. Va bene. Ciao, tesoro. Ah, senti, Francesca. È arrivato l'armadietto cinese. Francesca? Pronto? Pronto, Francesca? Francesca? No, dicevo, sei arrivato l'armadietto cinese. Ah, non ancora. Beh, arriverà. Sai, sono un po' pentito. Ma no, no, non è per i soldi. Dico, anche se 3.500 lire sono una bella cifra, eh? No, non è per questo, ma non so, mi pare... Non mi piace molto, ecco. A proposito, ma come mai ieri sei capitata a quell'asta? Francesca? Pronto? Pronto? Pronto, Francesca? Ci sei? Ah, no, No, dicevo che se non era per Laura e per Paolo, non l'avrei comprato. No, lasciamolo dire. E prima lei, poi lui... Mi sono lasciato trascinare stupidamente. Sì, lo so. Tu volevi che smettessi. Ah, no, lo ricordo benissimo. Ma sì, certo. Ormai è cosa fatta. Lasciamo stare. Va bene. Ciao, tesoro. A stasera. Signora, c'è la signora Varelli. E fatela passare, no? Che cosa aspettate? Cioè, volevo dire, fatela accomodare. Subito, signora.
qua. Allora, è arrivato l'armadietto cinese? Eh? Quale armadietto cinese? Ma come quale? Scusate, Cesare, ma il signore non torna a colazione, però si ferma la signora. Io mi fermo? Sì, cara, a colazione. Avete capito, Cesare? Sì, signora. Grazie. Potete andare, Cesare. Mi scusi, signora, deve arrivare un armadietto cinese. Un armadietto cinese? Sì, mi pare di aver capito. No, non avete capito bene, Cesare. Ho detto soltanto che la signora si ferma a colazione. Come desidera, signora. Ma scusa, Francesca. Alberto! No, volevo dire, non viene a colazione, cara. Mi ha appena telefonato. Non vorrei mica abbandonarmi così, Laura, ti prego. Andate, Cesare. Andate pure. Quell'armadietto non arriva, io impazzisco! Ma non esagerare, dai! Ma io devo trovare quelle lettere! Che ci vuole? Appena arriva l'armadietto, tric e trac... Ma devo trovarle prima che Alberto se ne accorga, non capisci? Te l'avevo detto sì o no che la roba cinese porta sfortuna? Io speravo che Marcellesi me l'avrebbe mandato subito, al massimo, questa mattina! Oddio! Oh, Francesca, ti prego, calmati! Anche se quelle lettere cadranno nelle mani dei nostri mariti, troveremo qualche scusa... Tu piuttosto, mi pare che con quella tua aria da santarellina... Perché? Che cosa vuoi dire? C'è poco da dire. Se gli hai scritto quelle lettere vuol dire che qualche cosa... No, guarda, ti giuro che non c'è stato niente fra noi. Lui mi ha scritto... E io gli ho risposto, ma così, senza intenzione di fare niente di male. E che cosa gli hai scritto? Ma non lo so, non me lo ricordo nemmeno, sciocchezze. Ricordo soltanto che in ogni lettera io gli scrivevo che non volevo rivederlo mai più. Ah, perché vi vedevate anche? Sì, qualche volta. Ma così, come dei semplici conoscenti, lo incontravo. Mi fermava, non potevo mica essere scortese. Ah, certo, capisco. E così, sempre per cortesia, gli avrei dato qualche bacio. Ah, no! No. Insomma, io non volevo. Solo una volta... Mi ha dato un bacio con la violenza. Era così forte che io non potevo difendermi. Già, succede sempre così quando ricorrono alla forza. Perché? Anche tu. Ma io non mi sono mica difesa, però. No, poveretto. Perché farlo aspettare tanto per una cosa che in fondo faceva piacere anche a me? Posso preparare, signora? Certamente, Cesare, fate pure. Laura, non so, vuoi venire tu? Ti vuoi lavare le mani un momento? Grazie. Dove sei? A casa di Alberto. E Francesca dov'è? Sì, ho capito. A colazione? Voi due sole? Scusa, da quanto tempo sei lì? Sì, passamela. Buongiorno, signora. Bene, grazie. Scusi, come mai ha invitato Laura a colazione? Ah, perché Alberto non c'è. Sì, ma adesso sarò io a rimanere solo. Va bene, vuol dire che mangerò qualcosa qui sotto al bar. Sì, arrivederla. Ah, saluti Alberto, A proposito, è arrivato l'armadietto cinese? Signora? Signora Francesca?
Pronto? Pronto? Come dice? Ah no, non la sentivo più. Ah, non è ancora arrivato. Però che bel tipo suo marito, signora? Ma come, perché? Mia cara signora, deve ammettere che ieri all'asta suo marito mi ha provocato. Sì, sì, provocato, non è stato un complimento, mi creda. Come dice? Che l'ha spuntata lui. Beh, per forza, non sapevo neanche che si trattasse di un armadietto cinese. Beh, per puntiglio, sicuro, per puntiglio. Così imparerà a dire che sono un tirchio. va bene, d'accordo, d'accordo. Amici come prima, signora. Scusi, mi passa mia moglie, per cortesia. Laura, cosa fai dopo colazione? Ma come non lo sai? Lo devo sapere io, no? Non me lo vuoi dire. Ti trattieni lì tutto il pomeriggio. Laura, non mentire, perché sai che con me è inutile, eh? Dalla sarta? Dal parrucchiere. Dalla sarta o dal parrucchiere? Va bene, non lo sai, allora facciamo così. No, 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 ascolta tu. Adesso sono le una. Io vado a mangiare qualcosa qui sotto al bar e alle due sarò di nuovo in ufficio. E tu mi telefoni, d'accordo? Ciao. Io voglio te, così poter sognare, balla vicino al mio cuore. Roba da medioevo. Finamenti, si vede che ti vuole molto bene. D'accordo, però è insopportabile. La nostra vita è un perpetuo interrogativo. E dove sei stata? Cosa hai fatto? E chi hai visto? Chi non hai visto? Perché sei triste? Perché sei allegra? Impossibile mentire. No, non è. È un po' difficile. Bisogna avere buona memoria per non dimenticare tutte le cose che mi racconti. Una fatica. Gli dici delle bugie? Naturalmente. Come fai? Mi vengono distinto. Quando dico la verità mi sbrocca. Con le bugie invece? Posso telefonare? Fai tu. Ma che gli racconto adesso? Sì, non saremo mica qui tutto il giorno ad aspettare l'armadietto cinese. Certo che saremo qua, che cosa vuoi fare? Oh, senti cara. Oh, senti tu. Scusa Laura, sei una bella egoista. Tu te ne infischi, tanto l'armadietto arriva qua, non a casa tua. Già, ma nell'armadietto ci sono anche le mie lettere. E vuoi che le trovi mio marito, insieme alle mie? No, ma che ti dice che debba trovarle proprio tuo marito? Ma tanto tuo marito non rientra mai prima di sera. Tu sai cosa facciamo? Andiamo noi a ritirare l'armadietto da Marcellesi. Ottima idea. Ecco. Ma al mio Otello che gli racconto adesso? La verità. Tanto anche se diventi rossa mica si vede.
Su, su, telefona. Io faccio preparare l'automobile da Filippo. Mi cambio in un attimo, sono da te. Pronto? Micio gatto, sei tu, amore. Sì. No, sono Francesca. Sì. No, adesso usciamo. No, signora, un armadietto. Sì, un piccolo mobile che abbiamo comperato. No, non hanno portato nulla. Ma come? Da Marcellesi mi hanno assicurato che l'avrebbero mandato oggi. Ma qui non hanno portato nulla. Ma il camion con la roba da consegnare è partito da Marcellesi poco prima che arrivassimo là, io e la signora Laura. Io non mi sono mai mosso da qui, non hanno portato nulla. Niente. E il signore? C'è il signore? No, signora, non hanno portato neanche il signore. Beh, non è arrivato neanche il signore. Almeno arrivasse prima di lui. Come dice, signora? Niente, niente, scusa, di andate, andate pure. E mi raccomando, avvertitemi quando arriva. Appena arriva il signore? No, l'armadietto. Anzi, telefonate in ufficio per sapere se è ancora là. L'armadietto? Ma no, il signore! Sentite, Cesare. Niente, niente, non importa. Andate, andate pure. Se avrò bisogno vi chiamo. Laura? Ah, è lei, Irma. Mi chiami la signora, per favore? Come dici? Si sta preparando per venire da me? Sì, 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 lo so, sono d'accordo, ma me la chiami lo stesso! Laura? Sì, sì, sono io! Ma che... una disdetta! Appena arrivata al magazzino, come ci aveva detto Marcellesi, l'armadietto non c'era più. L'avevano già mandato! Ma come dove? Qui a casa mia, no? Il camion con la roba da spedire e da consegnare era partito di là pochi minuti prima. E adesso chissà quando arriva, deve fare tutto un giro. No, no, guarda, no, no, ti assicuro che non sto drammatizzando. Ah, ah, anche tu non sei più così tranquilla, eh? Lo credo bene. Fai presto, mi raccomando. D'accordo, certo, d'accordo. Se telefona a tuo marito per controllare prima che tu arrivi, io gli dico che noi non lo aspettiamo per uscire a cena. No, no, cioè no, voglio dire che noi lo aspettiamo per uscire questa sera a cena tutti insieme. Sì, 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 è una buonissima idea, almeno, almeno non penseranno all'armadietto. Ma speriamo che arrivi. Ma non tuo marito, l'armadietto! Non mi confondere, Laura, ti prego. Fai presto, fai presto, ciao. Non ti sei ancora cambiata? Armadietto! Non è ancora arrivato? No! Stai calma, Francesca. Su, ti prego, stai calma. Su, Francesca, tanto ormai è tardi e non arriva più. Tanto meglio. Senti, ha telefonato mio marito? No, non mi pare. E voi che cosa fate l'impalato a guardare? Rispondete! Ha telefonato qualcuno chiedendo della signora? Sì, signora. Ha telefonato l'avvocato Varelli. Ah, e cercava me? Beh, veramente l'avvocato cercava tutte e due, signora. Tutte e due? Sì, e anche lui mi ha parlato di un armadietto cinese.
Sembrava eccitata. Oddio, Laura. E che ore erano? Le 5:30. Sembrava anche un po' preoccupato, perché da circa 3 ore e mezzo era privo di notizie delle signore. Ah, e voi che cosa avete detto? Che le signore erano in giro. Bravo, perfetto, questo, grazie. Potete andare. Cesare. Ti prego, Francesca, controllati di fronte alla servitù. Tu adesso vai a vestirti e io intanto telefono a Paolo. Non mi lasciare, no, no, ti prego. Lascio, vai, su. No, voglio rimanere qua se arriva l'armadietto. Oddio, tra poco arriva anche Alberto. Ah, Alberto. Preoccupi di lui. Alberto è buono, calmo, tranquillo. Preoccupi di Alberto, tu. Pronto, Irma? Sì, sono io. È rientrato il signore? Ah, è rientrato la moglie? No, la tassa, no. Dice che sa condire l'insalata. L'insalata? Sì, è una sua mania. Dice che come la sa condire lui... Però non capisco, Irma non gli ha detto niente. Pronto, amore, micciolino? Sì, sono io. Sì? Come? Come sono finito dalla sarta? Non sono mica dalla sarta. No. Amore, per piacere, ti prego. Sì, ma se mi... Lasciami parlare. Scusa. Sono da Francesca. Sì, tutto il giorno. No. Amore, ti prego. No. Ma cosa vuoi che ti nasconda? Su, amore, ti prego, non ti nascondo niente. Sì, va bene, d'accordo, te la faccio. Sì, Francesca, ti prego. Signor avvocato? Sì, sì, è qui. No? Beh, non so, pensavamo di uscire insieme questa sera. Anche lei, certo. Insalata, mi dispiace. Allora facciamo così, lei si prepara e noi veniamo a prenderla con Alberto, va bene? Ah, passa lei. Ha detto guai anche se ti muovi. Certo, avvocato, va bene. Va bene, d'accordo, l'aspettiamo. Ma no, no, era meglio se andavamo a prenderlo noi con tuo marito. Via tutti e all'armadietto ci si pensava domani, no? Oddio, speriamo che non arrivi proprio adesso. Signora, è arrivato. Chi? Mio marito? No, l'armadietto. È arrivato? Già è arrivato. Buonasera, signor. Ingegnere. È inutile, più lo guardo più mi sembra brutto. 3.500 lire, più 350 lire di diritti d'asta, 3.850 lire. Tutta colpa di suo marito che ha fatto salire il prezzo. Anzi, per essere esatti, colpa sua che ha cominciato. Io lo facevo solo per scherzare. Io l'ho pagato sul serio. Beh, pazienza, non ci pensiamo più. Beh, bisogna trattarlo con molto riguardo. È un mobile che costa 3.850 lire, merita un posto d'onore. Dove lo mettiamo? Dove lo mettiamo? Cesare?
Cesare, prendi quel mobiletto e portalo qui. Sposta la radio. Signore, di osservarlo da vicino. Ma prego, prego, osservo. Decorazioni madreperla, giada e agata sull'acca della scuola di Banshee della fine del secolo XIX. I pregi dorati caratterizzano i corsi ornamentali degli edifici costruiti sotto la dinastia dei Ming. La fattura leggiadra delle figure, animali e floreali, fa pensare alla riproduzione di qualche iconografia cinturista. Ma Cesare, tu mi spaventi. Ma come fai a sapere tutte queste cose? Oh, signore, non è che una infarinatura. Nei momenti liberi mi diletto a leggere sui trattati dell'arte cinese. Beh, visto che sei così colto in materia, puoi dirmi quanto può valere questo mobiletto? Ma credo che il signore non abbia fatto un cattivo affare se lo ha pagato sulle 80 lire. 80 lire? Sì, 80 lire, anche 100. Questi mobiletti si trovano anche a meno, ne è pieno il mondo, signore. Ma 80, 100 lire si possono anche pagare. Posso sapere quanto gli è costato, signore? Oh, sì, sì. Beh, sì, preso poco, giù di lì. Ah. Bene, adesso vediamo com'è fatto dentro. No, non lo toccare. Ma perché? Perché non c'è da fidarsi di quella roba orientale. Non si sa mai. Ci potrebbero essere dei bacilli. Dei bacilli? Dei microbi, di malattie tropicali, l'ameba. La lebbra? La lebbra, andava. La lebbra? Ma che lebbra? Sei stato fino a poco tempo fa in casa di quel giovanotto, come si chiama? Il conte Marini. Beh, insomma, lo stesso io ho paura. Sì, ha ragione Francesca. Io non mi fiderei. Mi permetto di ricordare alla signora che il bacillo di Anse... Il bacillo di Anse? Sì, cioè la lebbra, non si propaga che per contatto prolungato e diretto. Beh, insomma, fa lo stesso io ho paura. E poi quella roba cinese lì porta sfortuna, è vero Laura? Ah sì, è terribile. Ma come Francesca? Se proprio tu lo volevi comprare. Sì, 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 sì. Sì, sì, ma io non mi ero accorta che fosse cinese. Io credevo che fosse turco. È vero Laura? Sì, sì, turco, turco. Sì, sì, turco o cinese, adesso cosa ne facciamo di questo armadietto? Beh, io proporrei di buttarlo via. Buttarlo via? Scusate se mi sobbocca, ma se io fossi in voi, gli darei fuoco. Ah, sì, buonissima idea, sì, diamogli fuoco. Cesare, portate quel mobiletto in giardino, bagnatelo di petrolio e dategli fuoco. Ma neanche per sogno, ma siete matte. Ma dico un mobile che costa 3.000... Sì, insomma, costa quello che costa, distruggerlo così. Ma cosa vi salta in mente? Se proprio non lo vuoi, lo tengo io. Cesare, portalo nel mio studio. No! Dico, come no? No, cioè, volevo dire, dato che c'è, ormai è meglio lasciarlo qua anche per la tua salute. Sì, ha ragione Francesca. E poi, a guardarlo bene, non è mica così brutto, eh? Oh, sia ringraziato il cielo. E allora, vediamo com'è fatto dentro. Alberto! Che c'è? Niente... Volevo dire, non vai a cambiarti? Ah, sì, questa mattina ti avevo promesso che saremmo usciti a cena. Bene, bene. Sì, appunto. Sai, stiamo aspettando il marito di Laura per uscire insieme. Va bene, cambiamoci.
Francesca, non ti cambi? Io? Ah, sì, sì, certo. Ah, sì, sì, vengo, vengo anch'io a cambiarmi. Laura, non mi lasciare. Dove vuoi che vada? Resto qui a fare la guardia. Lo pulisco, è tutto impolverato, signora. Lo pulirete domani. Come desidera, signora. Comanda altro? No, niente. Grazie, potete andare, Cesare. Presto, presto, non c'è tempo da perdere. E tu che vuoi? Che vuoi? Mi ha detto il signore di portare i giornali. Eccoli qua. Sbrigati! Sbrigati! Guarda se viene qualcuno! Cosa credi? No, no, non viene nessuno. Un qualche congegno misterioso. Dio, questi cinesacci le pensano proprio tutte, eh? Aspetta, aspetta, forse bisogna stirare questo nottolino. Tira, tira! Ma è duro! Dai! Aiutami! Ma che non viene! Zitta! Ha scattato! Cos'era quella musichetta? Musichetta? Quale musichetta? Ma non so, un suono strano, sembrava un carillon, un organetto. No, noi non abbiamo sentito niente. Hai sentito qualcosa tu? Io no. Beh, veramente io ho avuto l'impressione... Cesare, sarà stato un organetto per la strada. Ma no, eppure è strano, mi sembrava proprio che venisse da qui, eh. Non è vero, Cesare? Boh. Ma Francesca, ma non ti cambi? Sì, caro, stavo appunto venendo. Ma guarda che io fra 2 minuti sono pronto, eh? Beh, ma non avere fretta. Oddio, devo andarmi a cambiare, come facciamo? Ci manca anche la musichetta adesso. Ma come si fa? Bisogna cercare di aprire senza far suonare la musichetta. Riproviamo piano piano, Piano piano. 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 Piano Spiegati che cosa? Non c'è mica niente da spiegare. Ah, niente? No. Vediamo. Oggi hai fatto colazione qui. Buonasera, signora. Buonasera. Alle 2 mi hai telefonato dicendomi che accompagnavi la signora a ritirare l'armadio. Sì, a me. E dopo? Dopo dove sei andata? In nessun posto, sono tornata a casa. Ah, 3 ore e mezza. 3 ore e mezza per tornartene a casa. Ma l'armadietto non l'abbiamo mica trovato subito, Micciolino. Che cosa c'entra l'armadietto? Devi sapere che Marcellesi... Chi è Marcellesi? L'antiquario, amore. Non ti ricordi ieri all'asta, eh? Quello che faceva l'asta ieri. Oh, insomma, Francesca mi ha chiesto di accompagnarla e io l'ho accompagnata. Non sarà mica un delitto accompagnare un'amica. Non è un delitto... Ma non ci vedo chiaro. Ciao Paolo. Ciao.
Per carità, non lo interrompa che mi sta facendo un processo. Un processo? Perché? Ah, non lo so, lo chiedo a lui. Ma dico Paolo, non ti vergogna di essere sempre così geloso? Che geloso? Non sono mai stato geloso io. Solo mi fa piacere sapere la verità. La verità, la verità. E tu pretendi di conoscere la verità chiedendola ad una donna? Perché? Secondo lei le donne non dicono la verità? No, no, tutt'altro, sono sincerissime. Dicono la verità sempre. Ma siccome hanno molta fantasia, l'adornano, l'arricchiscono, la trasformano. Insomma, alla fine somiglia maledettamente ad una bugia, ma è la verità. Ma che cosa vorresti dire? Ma guarda, guarda i loro occhi, come sono limpidi, sereni. E tutti fini degli occhi. Ma certo, io credo che se Francesca volesse nascondermi qualche cosa, io lo capirei subito. Dagli occhi. Certo, dagli occhi, da tutti. Un aperitivo prima di cena? Sì, voglio farti assaggiare un cocktail di mia invenzione. Ma Francesca, vuoi cambiarti, sì o no? Sì, scusami, caro, scusami. Com'è tardi! Ma perché voi uomini non andate avanti a prenotare un tavolo, eh? E voi? Noi vi raggiungiamo subito appena Francesca è pronta. Eh? Sì. Ma certo, andate, se no non troveremo più posto. Io mi cambio in un secondo. Certo. Laura, voi verrete dopo da sole. Sì, da sole, ma così, non tu. Non ci ruberanno mica, no? Ma sì, noi andiamo avanti con la tua macchina. Loro ci raggiungeranno poi. Con Filippo. Non ti preoccupare, sì, faremo presto, eh? Lo sai che è un'antica decorazione di Ban Shu Yang fatta sotto la dinastia dei Ming? Insomma, un oggetto di grande valore. Ma va, te l'assicuro. Dico, l'hai fatto stimare? Ma certo, volevo sapere se avevo speso bene i miei soldi. E li hai spesi bene? Tanto bene che se tu mi offrissi il doppio, beh, io non te lo darei. Davvero? Certamente. Allora vuol dire che se io avessi parlato per ultimo... Avresti fatto un grande affare. Ma tu figurati, con la tua solita tircheria. Dagli con la tircheria, hai fatto un buon affare. Tanto meglio per te, no? Ma... Io un po'. Ma come si apre? Ah, non lo so, non l'ho mai trovato. Vogliamo vedere? Sì. Dunque, vediamo. Le cerniere? No. Le cerniere sono le tue? No. Sai, forse qualche chiude, premendo... Sì, può darsi. Ho anche queste decorazioni qua. Senza non fare i cinesi, io. Forse qua, il nottolino. Vediamo un po' il nottolino. Dov'è il nottolino? È qua. Senti, che buffo. Carina questa musichetta, eh? Non niente, mi pareva di aver sentito un'etichetta. Eccola qui la musichetta. Venite, venite, è divertentissimo. Deve essere un congegno rivelatore, come il campanello che si mette nelle casseforti. Così se un ladro si azzarda ad aprire, comincia la musica e dà l'allarme. Evidentemente questo mobiletto serviva a custodire dei valori. No, il signore Mifusi, che mi permetto di contraddirlo, non serviva per custodire valori. Ah no? No. Ah, bene. Sentiamo da lui che è un esperto in materia. Ah, oh, per carità, signore, appena ho un'infarinatura. La musica di quel carillon è un antico motivo per champagne. Champagne. Ideato circa 10 secoli or sono dal poeta cinese Tai Tu. Il motivo del melograno fiorito. Cosa c'entra il melograno fiorito? Il melograno fiorito è simbolo dell'amore fedele. Poi, boh, bisognerebbe qui ricordare la leggenda di Yula e del pescatore del fiume azzurro. Ma
Dio, ma smettiamola con queste insopportabili leggende cinesi. Sì, andate a prenotare i posti. Ma no, perché un momento, è molto interessante. Io però non capisco che relazione ci sia tra il fiume azzurro, il melograno fiorito e l'armadietto. È semplicissimo, signore, ecco qui. Questi piccoli armadietti erano normalmente destinati per conservare beni d'amore. Vale a dire doni, gioielli, biglietti. Tant'è vero che nell'interno troverete un'infinità di cassettini e di ripostigli segreti. Vediamo subito, dai. Vai. Champagne! Insomma, ne avrete ancora per molto con questo champagne. Guarda quanti cassettini, Chissà che dentro non ci siano le prove di qualche romanzo d'amore. Niente di più probabile, signore. Infatti questi armadietti sono adattissimi per nascondere segreti e prove d'amore. Ah, sarebbe straordinario poter scoprire gli amori segreti del Conte Marini. Apriamo così ci facciamo quattro risate. Ma che risate! Insomma, di fare discreto, mettere così, frugare nei segreti degli altri... Io non lo so, non credo che ci sia niente di indiscreto. Dopotutto io ho comprato l'armadietto, però padrone di vedere che cosa c'è dentro. Niente affatto. Potrebbero esserci dei documenti di carattere privato. Oh, ma che documenti? Al massimo ci sarà qualche lettera di sposa. Appunto! No, voglio dire, non è carino mettere in piazza così i segreti di qualche gentildonna. Ah, te ne raccomando io le gentildonne che scrivono biglietti ai giovanotti. Comunque voi non avete il diritto di leggerle così, in pubblico, di fronte agli estranei. Se è permesso, signora, vado via subito. Procediamo con ordine. Bisogna passare in rassegna tutti i cassetti uno per uno. No! Alberto, aspetta. Dico perché? Perché è veramente ignobile quello che fai. Io se fossi in te mi vergognerei. Vergognarmi? Io non mi vergogno affatto. Vero che non ci vergogniamo? Ma neanche per sogno, anzi, ci divertiamo un mondo. Del resto, se vi scandalizzate tanto... Andate via. Ah, appunto, andate avanti a prenotare il tavolo. Noi vi raggiungeremo su. Su, andate via. Signora, la prego. Bravo. Ciao. Adesso guardiamo un po'. Qui non c'è niente. Beh, anche qui niente. Tutti vuoti. Che peccato. Ecco, guarda un po', laggiù dove c'è quello sportellino. Ah, ecco, sì, qui c'è un cassettino segreto. Guarda, qui c'è qualche cosa. Che cosa? Leggiamo. Un tubetto di rossetto. Delle carrettiere da donna. Ma che mille sei fatta? Che cosa credi? Quanto dovrebbe sapere che appartengono queste carrettiere? Aspetta, forse lo sapremo, qui c'è qualche altra cosa. Dai! Una pizza.
borsa di tabacco. Carrettiere, vita, che strane relazioni aveva questo giovanotto. Aspetta, partiamo da qualche altra parte. Ecco, guarda, c'è un altro cassettino segreto, guarda com'è nascosto bene. Eh già. Ma è chiusa, chiave. Fa saltare la serratura, no? Anzi. No! Perché no? Perché? Perché? Perché non ha senso rovinare un mobile così? Aspetta domani, no? Fai venire l'idraulico! Un idraulico? Sì, un falegname! Un falegname? Ma sembra che una serratura che siete presto! Hai un temperino? Ah, sì! Aspetta, adesso te lo do subito. Ecco. Se lo apro, Questo vuole la mano del padrone. Sbottati, se lo corri. Un momento! Dai, sbottati! Attento allo smoking! Ecco qua! Oh, ecco qua! Ah, qui c'è qualche cosa. Lettere! Finalmente! Ecco qua! Due pacchetti di lettere. Uno legato con un nastrino blu e l'altro legato con un nastrino rosa. Evidentemente appartengono a due donne diverse. Dai, leggiamo! Un momento, con calma. Alziamoci e andiamo a sederci in poltrona. Io leggo queste e tu leggi questa. No, Alberto, non puoi. Non devi. È un'azione bassa e volgare. Ha ragione Francesca. Si tratta dell'onore di una povera donna. Ma che povera donna? Non facciamo sentimentalismo inutile. Io intanto ti leggo le mie. No, Paolo! Non aprire quelle lettere! Ma si può sapere perché ti riscaldi tanto? Io mi riscaldo, ma per carità, ma chi si riscalda? Già, non capisco questo vostro accanimento. Nessun accanimento! Ci sembra una cattiva azione, ecco tutto! No, mica tanto, eh. Sembrate agitate, preoccupate. Preoccupate? Noi? Che idea! Di che cosa dovremmo essere preoccupate, no? È ridicolo, proprio ridicolo! Mica tanto! Come? Che cosa vuoi dire? Tu per esempio, Francesca, sei pallida, agitata, ti tremano le labbra. Ma sfido io che le tremano le labbra. Se lei parla così, davvero me la spaventa. La prego, signora, non mi interrompa. Francesca, tu sai qualche cosa di questa lettera? Io? Ma perché dovrei sapere qualche cosa? Non immaginavo neanche che ci fossero. E allora perché non volevi capirti l'armadietto? Ma così è tardi. Dove vanno ad andare a cena fuori? A cena fuori? Già. Perché ci volevi mandare avanti a prenotare il tavolo? Perché avevo paura di restare senza posto. Mi sembra una cosa logica, su. No, niente logico e niente assurdo. C'è qualcosa di poco chiaro in questa faccenda. Per esempio, Francesca, io ancora non riesco a capire perché tu volevi comprare quell'armadietto. Adesso che ci penso. Anche tu lo volevi comprare. Ma insomma, si può sapere che cosa significano tutte queste domande? Eh? Sembra quasi che ci vogliate accusare di qualche cosa. No. Niente accuse. Ah, lo credo bene. Da vedere che quasi pensavano che quelle lettere le avessimo scritte noi. Chi lo sa? Come? Che cosa dici? Tu oseresti pensare una cosa simile? E sarebbe il colmo. Ah, no. Non ci sarebbe niente da meravigliarsi. Mio marito è capace di tutto. Anche di formulare le accuse più oltraggiose contro sua moglie. Spero che almeno lei, ingegnere, non penserà una cosa così mostruosa e ridicola. Ah, io non penso niente. Però tutto è possibile. Ma cosa?
Oseresti, forse? Ma io non faccio nessuna accusa, lo ripeto. Del resto, basta vedere. Ah, no, 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 tu non le leggi più quelle lettere. E perché? Perché? Perché se le leggi vuol dire che tu sospetti veramente di me. Certo, ha ragione Francesca. Se voi avete un minimo di fiducia e di rispetto per noi, dovete distruggere immediatamente quelle lettere. Ah, troppo comodo. Cosa? Allora, tu credi veramente che... Io non credo niente, però voglio sapere. Ma dico, ammetterete che è abbastanza sospetta questa vostra eccitazione? Ma per forza siamo eccitate. La sola idea che si possa pensare di noi una cosa simile ci fa fremere di sdegno. Non avrei mai immaginato che mi si potesse insultare con un'accusa così vergognosa e infamante. Oh, io non ti insozzo affatto, lasciamo stare le parole grosse. 10 anni. 10 anni di fedeltà per vedermi insultata così. Oh, insomma, basta con questa vostra scenata assurda e ridicola. Vi inalberate così senza nessun motivo. Del resto ci fate dire delle cose che non abbiamo mai detto. Mai. Non le hai dette, ma le pensi. E allora, Francesca, dovresti essere proprio tu a desiderare che io legga queste lettere. E va bene, leggi. Leggi pure. Leggi pure anche tu. Ma ricordati, Alberto, che se apri quelle lettere, tutto è finito tra noi. E anche fra noi. Non importa. Io leggo. Hai ragione. Vada, Paolo! Io dirò fino alla morte, Vada, Alberto! Non mi vedrai mai più! Oh, insomma, finiamola. Sì, insomma, finiamola. Pregiatissimo signore, vi invitiamo a regolare immediatamente il vostro debito, altrimenti saremo costretti a prendere provvedimenti. È la quarta volta che vi rimettiamo la nostra fattura e non abbiamo ancora potuto tenere il saldo. Gentilissimo signore, a nome del mio cliente vi diffido a provvedere con la massima urgenza alla restituzione della somma. Il sottoscritto ufficiale giudiziario notifica. Come si sono lettere da fare, citazioni? Anche qui. Anche qui. Intimazioni legali, conti, fatture. Quindi adesso non esageriamo. Riconosco di aver sbagliato, ti chiedo scusa. Scusa? Comodo il sistema, Prima ti offendono sanguinosamente, poi pretendono di cavarsela chiedendo scusa. Hai ragione, Laura, ma io... Zitto tu! Che sei la causa di tutto. Io? Sì, tu. Con le tue insopportabili, ridicole gelosie. Ma ora basta, Tutto è finito. Non c'è più niente di comune fra noi. Ma, Laura, io... Francesca, tu hai perfettamente ragione, ma la colpa è tutta di Paolo. Colpa mia? Ma sì, tua, con le tue stupide gelosie, si capisce come si lascia influenzare. Ah, perché tu non avevi dei sospetti, vero? Io? Ma neanche per idea. Sei stato soltanto un imbecille come te poteva pensare che quelle lettere potessero essere state scritte da loro due. E vabbè, sarò un imbecille, sarò un miserabile. Ma adesso... Laura, mi tagliate. Cosa posso fare di più? Non cedere, Laura, Bisogna punirli adesso. Sono sicuro. Se lo meriterebbero. Però se Paolo mi promette di smetterla con le sue insopportabili gelosie... Sì, Lauretta, te lo dico. Anche te. Francesca.
Francesca, ti prego, perdona anche tu. È stata una sciocchezza, lo riconosco. Mettiamoci una pietra sopra e non ne parliamo più. Veramente, Francesca? Se dobbiamo perdonarli è meglio decidersi subito. Altrimenti davvero non troveremo più posto al ristorante. Brava, brava, andiamo. Con questa storia mi è venuta una fame. Mettimela. Però è veramente crudele fare certe scenate prima di cena. Va bene, adesso faremo la cena della pace e della riconciliazione. No, no. C'è un signore. Un signore a quest'ora. Mi ha dato la sua carta da visita. Ha detto che deve dire solo due parole. Una cosa di gente, no? Carletto Fabi? Lo conosci? Ma è sentito da me. Fallo passare, speriamo che ci sia. Subito, signore. Ingegner Pieri? Molto piacere. Mia moglie Francesca, la signora Varelli, l'avvocato Varelli. La prego di scusarmi, ingegnere, se mi sono permesso di venire a ricevere questo. Ma prego, prego. Intrattengo solo due minuti. Il tempo di compiere una missione che mi è stata affidata. Lei ieri ha comprato una vendita all'asta un armadietto cinese, vero? Sì. Eccolo là. Il conte Marini, che è un mio buon amico, mi ha pregato di adempiere un incarico di carattere un po' delicato. La permette? Ma prego, prego. Sono lettere di donna. Il conte Marini è un gentiluomo e logicamente desidera che queste lettere compromettano. Vengano di appunto quello che è. La mia missione è conclusa. Ora il conte Marini può essere tranquillo. Prendile! Prendile una parola! Le molle, dammi le molle! Dove sono le molle? Ma non lo so, dammi qualche cos'altro, un ferro, un bastone, quello che ti pare, ma spicciati, spicciati! Spicciati! Sì,
Spento, brutti il tappeto! Bene, il fisco del tappeto! Non toccare, imbecille! Ma io tocco per spegne! Ma così la puoi bruciare più forte, lascia che si spenga da sé! Non respirare così forte, fai volare via tutti i pezzi! Ma cosa vuoi, sono ansioso? Non puoi essere ansioso a bocca giù. Significa lui di pace. Sì, guarda, leggi, lui di pace. Denti, c'è scritto denti. Ma cosa c'entrano i denti adesso? Ma no, non c'entrano i denti, è la finale di una parola, denti. Accidenti, ma che accidenti? Lui di pace, denti, lui di pace, denti. Ma è chiaro, lui di pace, denti. Accidenti, ma che accidenti? Accidenti lo dico io. Accidenti lo dici tu. Sì. Lunghi baci ardenti. Dico questo. Lunghi denti. Lunghi baci ardenti. Ma accidenti, baci ardenti. E con questo? E con questo vedremo. Qui c'è dell'altro. Sicuro, dell'altro. Guarda, raduniamo tutti i pezzi di gatto dove si possa leggere qualche parola. Tieni. Ma è chiaro, marito capisce niente. Marito capisce. Chi ha scritto queste parole? Ma come, ricominciamo? Ma certo che ricominciamo. Ora ci sono i documenti, bisogna venire a fondo di questa faccenda. Ma scusa, Alberto. Non cercare di incantarmi con la tua aria tattica. Permetto. Questo è il foglio. Qui c'è la penna. Scrivi. La calligrafia è quasi uguale. Lo farò vedere io. Se dico fisce niente. Francesco, è inutile continuare a mentire. È meglio che tu costa. Ma non puoi negare che queste lettere sono state scritte. Basta! Finiamola con tutta questa indagine. Volete sapere chi ha scritto queste lettere? Bene, sono stata io. Lei? Laura? Sì, smettiamola una buona volta. E poi non posso permettere che Francesca sia sospettata per causa mia. Allora tu confessi? Ah sì, che confesso! Oh! Non ho mica
c'è niente. Ah, oh, adesso mi spiegherai, eh? Ma sì, sì, ti spiego tutto quello che vuoi. Dresseri è una storia molto semplice. Io l'ho conosciuto, poi mi ha fatto la corte, l'ho visto e io gli ho risposto. E quando l'hai conosciuto? L'anno scorso. Ah, a Venezia. Ma se non ci siamo mai andati a Venezia? Ma come? Non ti devi ricordare. L'anno scorso. Ma l'hai presentato proprio tu. Io? Sì, ti ricordi? Prima che abbiamo fatto quella gita a Murano. A Murano! Eravamo in motoscafo! Ah, in motoscafo? Che cosa? Lui era tutto proprio vicino a me! Sì, adesso mi ricordo, sì! Ah, ecco! Allora l'ho conosciuto! E poi ci siamo rivisti e poi... Insomma, io sono la colpevole! Francesca non c'è! Anche se sei innocente. Ah no! Non è vero! Non è vero! Laura ha mentito! Quelle lettere le ho scritte io! Tu? Sì! Io! Te lo confesso, Alberto! Laura ha tentato di salvarmi, ma io non posso accettare il suo sacrificio! Ma cosa dici, Francesca? Io non posso ammettere che tu ti accusi per una colpa che non hai. Adesso, quelle lettere le ho scritte io. Ti dirò, ormai è inutile capire. Ho conosciuto il conte Marini l'anno scorso a Viareggio. A Viareggio? Sì. No, c'è a Coso. Dove eravamo l'anno scorso? Ma a Castiglioncello. Castiglioncello. Poi tu ti sei capito? Siamo andati a fare qualche vita in altro modo. Tu? Beh, adesso non me lo ricordo così esattamente. Comunque... No, Francesca, no. Tu ti sbagli, sai. Come se tu mi sei conto Marini fosse a Castiglioncello che era... a Venezia con noi. No, caro, sei tu che ti sbagli. Ti assicuro che stava facendo un cerebro. Del resto te lo ricordi anche tu, Alberto. Ma sì, sono uno sforzo. Senza di ricordartelo. Giocavate tutte le mattine a tennis, insieme. Un giovanotto alto, pallido, biondo. Pallido, biondo? Ma c'era pazzo, è Bruno! Come un medico. Ah sì? Beh, biondo Bruno fa lo stesso, no? Comunque, quelle lettere l'ho scritta io. Laura non pensa. Ma niente affatto. Le ho scritte io. Tu sei molto generosa. Non posso accettare in questa condizione e ti prego di non insistere. No, cara. Non dovrei neanche insistere. Io sono molto brava. Prova d'amicizia, ma io non posso accettare questo rischio, anzi non voglio. Mi giocato, quelle lettere le ho scritte io, ti giuro. Alberto, ti assicuro che le ho scritte io. Ti darò le prove. Ah, insomma, si può sapere chi le ha scritte. Prima tutte e due innocenti, adesso tutte e due colpevoli. Cosa c'è, cosa vuoi? Un signore. Esatto. Ma insomma, che cosa succede questa sera? Che cosa vuole questo signore qui? Desidera parlare con lei. Con lei? Ma ti pare possibile che questa sia l'ora di presentarsi in casa altrui? Digli che sono occupato, se ripassi domani. Gliel'ho detto, ma insiste. Ma che insiste! Mandalo all'interno! È permesso? Nessun signore.
Io non so chi non sia né che cosa voglia, ma in questo momento non possiamo ricevere proprio nessuno. Polizia. Polizia? Perché? Non lo so, non capisco. Che cosa vuoi da me? L'ingegnere Alberto Pieri? Sì, sì. Avvocato Paolo Vanni. Mia moglie è Francesca. Mia moglie è là. Abitano tutti in questa casa. No, veramente qui abitiamo soltanto noi. Loro sono venuti a farci la vista. Sì, infatti noi siamo molto amici. Stavamo appunto pensando di andare. So. Sì, insomma, voglio dire... No. Dove andate voi? Da lì, di là. Di là dove? In cucina. Io credevo che... Restate qui. Come vi chiamate? Vannucci Cesare. Sì. Da quanto tempo siete a servizio in questa casa? Da circa 3 anni. Chi c'è? Oltre voi? Abbiamo una cameriera. Prego, signora, c'è sta lui. Oltre la cameriera c'è una donna a mezzo servizio che viene la mattina e va via la sera. Si chiama? Teresa Menchetti. Oh, poi c'è lo chauffeur che abita vicino al garage, Filippo Porchetti. Mi scusi, vuole avere la competenza di spiegarci perché fa tutto un momento male, signora. Quanti telefoni ci sono in questa casa? Uno. Uno solo? Sì, ma abbiamo le file per portare la comunicazione nelle altre stanze. Insomma, vuole avere la competenza di spiegarmi? Lei ha acquistato ieri alla vendita all'asta della ditta Marcellini. Non l'ha visto più. Ah, che non l'ha visto. Cosa ne è quello? Sì. Quanto l'ha pagato? Non ricordo. 3.000? 750 euro. Ah, sì. Esatto. E lei è convinto che questo armadietto valga 3.850 euro? Vabbè, sì, lo so, è un preferito, ma sa, è cinese. È cinese. Ha un'idea di quanti mesi di stipendio occorrono ad un funzionario come me per guadagnare 3.850 euro? Forse che non lo so, ha detto che non lo so, e non le importa nemmeno di saperlo, ma questo non c'è niente. Il fatto è che lei ha speso così, allegramente, 3.850 lire per acquistare un armadietto che può valere sì e no 80. Ah, vede, bisogna capire. Io veramente non volevo comprare quell'armadietto, ma sa come succede nelle vendite all'altro? Uno si infervora, non pensa più al valore del mobile che vuole acquistare e sale per il principio di non lasciarlo all'altro. Ah, per il nostro favore. Ah, sì? Lui, vero? Va bene, e che qui lei si teneva tanto? Vado bene. Io, si teneva tanto. Non si teneva per me. Ma se io non sapevo neanche a cosa vedere. Se lei arricchiava delle migliaia e migliaia di lire senza sapere neppure che cosa le vendevano. Arricchiava. Che l'armadietto l'ha comprato lui. Sì, ma se lui non avesse detto l'ultimo prezzo sarebbe rimasto a lei. Sì, però vede, ha spiegato prima di cosa succede nelle aste. Si infervora, si sale, magari si pensa. Ma intanto... Sì, spiego benissimo. Sono un foglio che il fatto sia abbastanza grande.
Conte Marini. Io non lo conosco, non l'ho mai visto. Non lo conosco. E lei? Io lo conosco. Vuol dirmi qualche cosa, signore? No, niente, io non... Ma insomma, adesso fa qualche cosa. Chiedici, signore, che cosa vuole? Perché fate tutte queste domande? Ma glielo ho già chiesto, speriamo che finalmente si decida a farsi sapere. Certamente, lo sapranno tutti. Il conte Marini era sospetto di spionaggio. Si hanno buone ragioni per ritenere che in quell'armadietto ci fossero nascosti dei documenti compromettenti. Come ha detto, signora? No, diceva solamente, oh Dio mio, la meraviglia, lo spionaggio. Ma scusi, cosa c'entriamo noi? Di Conte Marini con lo spionaggio. È quello che vorrei sapere. Solo si conosceva l'esistenza di quei documenti dell'armadietto poteva avere interesse a spendere una somma così cospicua per il processato. Come? Lei penserebbe che noi? E io, signor signorino, non penso niente. Io penso e lei. Chi è che suona? Lui sì. Calma, dietro. Ah, ben pensato. Il signore da là. Dove sono i documenti che erano presso la vita? Non c'era niente di importante, è soltanto delle fatture, delle ricevute, delle richieste di creditori. Vediamo. Sì, vediamo pure. Erano qui. Dove sono quelle fatte? A che parte? Ma sì, sei partiti con quei due lastrini. Ti ricordi? Le hai prese tu. Dove l'hai messo? No, le avevi tu in mano. Io? Ah, sì, certo, sì, è sparita. Ma no, ma che sparita? L'abbiamo aperta poco fa, proprio qui davanti. Ecco, adesso ricordo. Pardon. C'erano delle lettere in un altro cassetto. Noi non le abbiamo lette, ma le avete bruciate. Ecco, bisogna chiedere. Cosa fa il pericolo? Ha aperto uno sportello segreto dell'armadietto, ha preso queste lettere e le ha buttate nel fuoco. Chi è questo signore? L'amico del Conte Marino, almeno che sia qui. Questo suo nome. Chi è la vita? Te lo ricordi? No, non so. Ma come non te lo ricordi? Ma se si è presentato, si è presentato, ma non sono stato a sentire. Tipo, neanche voi vi ricordate niente. No, non ho fatto caso. Ma come no? È possibile che nessuno si ricordi il nome di questo signore? Eppure la gente lo dice chiaramente ad alta voce e un nome per Non c'è. Sì, ce l'avevo io, ma...
È strano. Me la trovo. Ma dice tutto in questo parlare. Ah, non si incomodi. Non si incomodi. Tanto parla. Tutto è qualcosa di molto interessante. Signore, signore, di sapere che cosa significano queste cose che potrebbero cambiare. Più silenzio. Ah, e quindi noi, non ti badi. Come li abbiamo scritti noi per confrontare le nostre calligrafie? No, sì. E per confrontare le calligrafie avete scelto proprio le parole di capisco niente. Prima che ci sono venute in mente. Capito che possa venire in mente il nome di un parente. Di una città, di un fiore, ma che venga proprio in mente, sì, e niente. E so che non ci abbiamo pensato. Ma se la condizione è ancora più strana, se fosse veramente delle stesse misteriose parole, Lungi va potrebbe significare lungi da qui. Oppure lungi va da qui. Se fosse misterioso, è chiaro che esiste niente, significa colpisce niente. Questo è chiaro. E questo ito? Questo ito che non riesco a capirlo. Ito. Parlo. Sì, ito. Ecco. Ah, a meno che non voglia significare. Non voglia alludere a qualche posto in cui è sistemata una bocca da fuoco. Oh, insomma, basta, finiamola, è una storia ridicola, assurda. Come si può permettere di sospettare di noi? Caro signore, io non sospetto proprio niente. Io mi limito a compiere delle indagini. Va bene, d'accordo, compie pure tutte le indagini che vuole. Però si renda conto che lei ha da trattare con dei galantuomini. Io sono un professionista serio, li conoscono tutti, ho degli amici al Ministero degli Interni, al Ministero delle Finanze. Io ho uno zio senatore, mio caro signore. Sono amico primo del comitato Mascheriotti. Ha un cugino generale, si chiama tesoro generale. È morto. Beh, anche se è morto è sempre un generale. Ho anche un cognato, comandante di marina. E mia moglie? È figlia di un diplomatico, una famiglia conosciutissima. Possiamo dare referenze, amici, clienti. Io sono stato incaricato da una società svizzera di costruire il nuovo ospedale di Battipaglia. Io sono illegale nell'operatia, di fammi intenso. Ma le pare possibile che persone come noi possano essere implicate in un affare di spionaggio? Sì. Caro signore, in questo genere di reati i colpevoli sono sempre le persone meno sospettabili. Ma ammetteranno che ci sono ancora molti elementi alquanto oscuri. Il conte Marini scompare lasciando dei documenti in quell'armadietto. Due persone si contendono l'acquisto di questo armadietto a colpi di biglietti da 1000 fino ad arrivare alla cospicua somma di 3.850 lire. Ma gliel'abbiamo già detto, ci siamo infervorati. E ammettiamo il fervore, ammettiamolo questo fervore. I documenti scompaiono, sottratti da un misterioso personaggio di cui nessuno ricorda il nome. Si ritrovano bruciati fra le ceneri di un caminetto. E come se non bastasse, scappano fuori questi due fogli con delle scritte sibilline. Capisce niente. Capirà che in queste condizioni sono costretto a prendere dei provvedimenti. Dei provvedimenti? Sì. E che cosa vuol fare? Il mio dovere.
Vuole avere la compiacenza di avvertire il signore di prepararsi. Prepararsi? Per che fare? Devo pregarvi di seguirmi in questura. Sì, avete il telefono perché mi mandino una macchina. Come? Ci arresto. Sì, ci arresto. Ma sì che ci arrestino pure, almeno la potremo spiegare. Oh, Dio mio! L'avevo detto, sì o no, che i mobili cinesi portano sfortuna. Francesca! Francesca, ti bisogna confessare tutto, Francesca. Francesca, bisogna dirgli tutto. Franceschina! Bisogna confessare, Francesca, confessare! Sei pazza! No, 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 non andrò a confessare mai. Mai. Non puoi, non pensi allo scandalo. Dirgli non sui giornali. Posso farlo con la centrale? Senta, signore. Signora, abbia la compiacenza. Ma mi scusi, è una cosa importante? No, prego. Avvocato Varelli. Anche le mogli. Come? Ah sì, davvero. Oh, Pasco, questo non l'avrei mai immaginato. Possibile. Oh, ma allora la cosa diventa gravissima. Certo, non c'è da aver riguardi. Sì, vengo subito. Porto tutto. Sì? A presto, signor capo. Buonasera. Signori, chiedo scusa per il disturbo che ho arrecato, per il mio intervento. Come? Non ci resta più? No, loro non c'entrano. Non c'entrano. Il mio superiore mi ha informato che in queste ultime ore sono emerse nuove circostanze che orientano le nostre indagini in altro modo. E noi? Loro sono fuori casa. Mi duole di averli importunati col mio intervento. Ma capirà, ingegnere, io non sono che un funzionario, dovevo adempiere il compito che mi era stato affidato. Chiedo scusa per il mio intervento. No. Bisogna che sia ben chiaro che noi non c'entriamo niente in questa faccenda. Bisogna che sia chiaro. Ma sì, caro, te l'ha già detto, non insistere. Ma certo, ha ragione Francesca, è stato tutto un equivoco. Ormai è tutto chiarito, meglio non parlarne più, sì. No, bisogna parlarne. No, giustissimo, è meglio non parlarne più. Anzi, a questo proposito, vorrei pregarvi di non far parola con nessuno di questo affare, con nessuno. Si tratta di questioni di carattere internazionale. Ecco, una piccola indiscrezione potrebbe portare delle conseguenze spiacevoli anche per voi. Per carità, non abbia paura, noi saremo muti. Come tu? Beh, ecco, grazie. Voleva dirmi qualche cosa, signora? Io no. Ah sì, cioè no, volevo solamente chiarire, ma ormai è... Certo, oramai tutto è chiarito. Signori, una cortesia, potrei portare con me queste cose? Sì, ma prego, prende tutto quello che vuole, tutte queste lettere. Vuole una busta per raccogliere tutto? Sì. Molto gentile. Grazie. Ma no, questa è troppo piccola. Una busta più grande. Questa va bene? Guardi! Sì? Aspetta, qui ci sono gli altri pezzettini di carta bruciacchiata. Vuole prendere anche quelli? Molto gentile. Con un po' di buona volontà si riuscirà a leggere qualche cosa. Bisogna raccoglierli con qualche cosa con molta attenzione. Non so se ci vuole un cucchiaio. Ma no, ma che cucchiaio? Basta, stai a casa. Ecco qui. Ah, guardi che ci sono anche questi, eh? Bene.
io e... Buonasera. 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 L'accompagniamo? La... Sì, l'accompagniamo. No, 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 non da questa parte, da quest'altra. Sì, prego. Prego. Non è una nota, così è io, senza... Ah, Dio mio, che spavento. Ho ancora il cuore in gola. E io? Già mi vedevo in una cella con il camiciotto delle detenute. Beh, ma credi che ci avrebbero arrestati davvero? Ma certo, qui non scherzano mica, sai. Vabbè, ma se dicevamo la verità... Sai, fresca, prima di fargli capire che era veramente la verità... Permesso. Che c'è? Chi è? Sono io, Cesare. Cesare, ci avete fatto una paura, credevamo che fosse ancora quello là. È andato via? Non ancora, e vuoi fortuna con i signori. Ha mandato il portiere a prendere un taxi. Oddio, non è che adesso ci ripensa e ritorna su. No, no, stia tranquilla, signora. Sono venuto io ad avvisarla. Quel signore non è un poliziotto. Non è un poliziotto? Ma allora chi è? È il cavaliere Fulvio Vimercati, direttore della filodrammatica dei Post Telegrafonici. Il direttore della filodrammatica dei... Ma che cos'è questa storia? Sì, signore, l'infusione. Io non ho l'abitudine di ascoltare loro le porte, ma le loro voci erano così alte che sono stato costretto a sentire. E da quello che ho sentito, ho capito che le cose si stavano ingarbugliando. Allora ho pensato che un intervento esterno avrebbe potuto risolvere la situazione convenientemente per tutti. Il cavaliere di Mercati è amico mio. Una telefonatina. Spero che le signore vogliano perdonarmi. Ma allora non è vera tutta quella storia di spionaggio? Era tutta una finzione. Finzione? Realtà? Vita? Teatro? Finzione della realtà? Realtà della finzione? Lo dice anche Pirandello. Pirandello? E chi è? Ma è noi che ci siamo prese tutte quello spavento. Hai capito? È proprio il nostro Cesare. Così era un attore? Recitava una parte. Poveretto, se l'hai cavata anche abbastanza bene. Ah, altro che. Ah, benissimo. Dio mio, ha esagerato un po' in qualche atteggiamento di maniera, ma ho dovuto spiegargli il ruolo apprezzatamente. In fondo è un bravissimo attore. Comunque, nel film. Ah, certo. È una cosa incredibile. Ecco i signori. È stato gentilissimo, non finiva più di scusarsi. Ma se non era per quella telefonata ci sbatteva tutti in gattabuia, però, No, 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 non c'era da preoccuparsi, l'equivoco sarebbe stato subito chiarito. Io ero tranquillissimo. Io mi sento invece ancora tutto rimescolato. Ah, sì? C'è un cognacchino. Un cognacchino? Sì, perché no? Io prendo un whisky. Volete un cognacchino anche voi? No, no, grazie, non mi sento. Ma sì, Franceschina, prendilo anche tu, Ti farà bene, dopo tante emozioni. Tieni, grazie. Povera Francesca, ti sei preso un bello spavento, Fido che mi sono preso un bello spavento. Tu bevi, non ci pensare più. E poi ricordati quello che dice il proverbio. Male non fare, paura non avere. Già, quando uno ha la coscienza tranquilla, A proposito, come mai vi accanivate tanto ad accusarvi? Già, perché? Io credevo che quelle lettere le avesse scritte Laura. E io pensavo che le avesse scritte Francesca. Ah, ognuno di voi si accusava per salvare l'altra. Sì, è proprio così. Già, noi donne siamo pronte a sacrificarci quando un'amica è in pericolo. Vero, Franceschina? Certo.
Noi donne siamo più generose di voi uomini. Se capita una disgrazia a un vostro amico, magari ci godete. No, no, non è vero, non ci godiamo affatto. Per carità, vero che non ci godiamo. Oh, oddio, al massimo possiamo pensare. Dopotutto, meglio a lui che a me. A proposito, Laura, cara, ma se io avessi veramente creduto che le lettere fossero state tu? Oh, amiciolotto stupidotto, ma come avresti potuto crederlo, eh? Anche perché se quelle lettere fossero state veramente mie, te l'avrei detto. Già, vero. E tu, Francesca? Non potevi pensare che io... Che cosa? Che cosa? Che tu mi credessi colpevole? Ma che lo detto, l'hai detto anche tu, no? Bastava che mi guardassi negli occhi. Già, bastava che ti guardassi negli occhi. Beh, vogliamo andare a cena, eh? Cesare? Sì. Cesare. Bene, andiamo, ho la fame da lupi. Lupi, facciamo presto che è tardissimo, grazie. Ecco Cesare. Prego. Alberto. Sì, Francesca. Vuoi farmi un piacere? Ah, certo. Butta via quell'antipatico armadietto cinese. Non lo posso più soffrire. Ma sì, cara, come vuoi. Cesare, prendi quell'armadietto e buttalo via. Buttarlo via? Ma sì, buttalo dove vuoi, nel fuoco, nell'immondezza, dove ti pare. Va bene. Se i signori desiderano disfarsi di questo piccolo mobile, potrei chiedere il permesso di tenerlo io? Ma certo, Cesare. Che cosa ne vuoi fare? Ci conserverò le mie lettere d'amore. È troppo bello. Tu che ti chiami addolorata? Sì, sono io, mi chiamo addolorata. E il fidanzato ce l'hai? Sì, ho detto. E dove sta lui? È qua da parte. Chiamalo un po'. Sicuri, non sai che sicuro tu da parte. Oggi non so quante siano le donne magistrato, ma c'è stata una crescita vorticosa. L'avvocato che si afferma, l'avvocato che parla in pubblico, l'avvocato istrione, uomo,
E appunto è più normale per gli uomini sono più portati a fare queste cose, però una donna forse è più faticosa. Io sento così poco la differenza uomo-donna nell'ambito di questa professione che secondo me non è un problema di porsi femminile o porsi maschile, è un problema di porsi come persone. Il problema dell'emancipazione femminile a un certo punto è totalmente dominante nella mia vita, che quasi oggi ritengo che sia persino ingombrante forse. Ingombrante, dice a proposito dell'emancipazione femminile, una delle quattro donne che incontreremo stasera. Quattro donne che appartengono al mondo della giustizia. Due di loro le rivedremo anche nel filmato del 1958, La donna che lavora, prima grande inchiesta della televisione italiana, da cui prende le mosse il nostro programma. È stata ingombrante l'emancipazione femminile? Certo, in quegli anni il cammino verso la parità è stato lungo e difficile.